Siamo con Priscilla Salerno, nota attrice hard, ma oggi parliamo con Priscilla, con la donna che ha scatenato polemiche in seguito alla sua candidatura alle amministrative per il Comune di Salerno con il candidato sindaco Michele Sarno per il nuovo PC. Priscilla, insomma, hai fatto scatenare un putiferio, la tua candidatura ha fatto parlare di te in tutta Italia. Ieri il candidato sindaco Michele Sarno però ha di fatto bocciato la tua candidatura dicendo che una candidatura deve unire, non deve dividere. Cosa rispondi e che ne pensi? Allora Giulio, intanto ti ringrazio per l'opportunità e sorrido per non piangere. Perché sarei voluta finire come notizia, come caso, nel momento di una vittoria, ma se uno non ti fa partecipare non puoi né vincere né perdere. Sono molto scomoda, faccio questo per lucro, ma per passione, per vocazione, per difendere il mio paese e per difendere noi, le donne, esseri speciali e comunque sempre e comunque emarginate. E cosa è successo dal momento in cui ieri è stata di fatto bocciata questa tua candidatura? Ti dico solo che ero a Roma e sono stata chiamata da Michele Sarno e felice di incontrarmi, insomma, per conoscermi, perché poi comunque girando tanto non è che sono sempre disponibile, quindi sono corsa a conoscere Michele e abbiamo fatto un discorso. E lui ad un primo momento era contento, lì gli è dispiaciuto secondo me anche questo, perché comunque si trova in mezzo, ma un leader deve sapere prendere delle decisioni, non deve aver paura di niente, quindi io penso che non abbia fatto il leader, sicuramente. Poi è arrivato questo cascello all'improvviso, un uomo che ha fatto due regionali non è mai stato votato. Un uomo che è entrato in una lista chiusa a parlarmi di etica, forse una rispolverata al vocabolario per questo nome, aggettivo, potrebbe darla. Io sono una donna dignitosa, con una moralità altissima e un'etica che fa veramente invidia, quindi non accetto assolutamente queste critiche da chi non conosco, non si è nemmeno presentato questa persona. Voi non avete mai parlato? Non abbiamo mai parlato, ma io sinceramente rinnovo l'invito a parlarmi di persona e se ha il coraggio, ma sai cosa? Stiamo parlando poi di persone. È un caso Priscilla Salerno, non è un caso l'Afghanistan che sta affondando nel totale delirio, non si sta parlando dei bambini che vengono lanciati ai militari, che le mamme si strappano dal cuore per salvargli la vita, non stiamo parlando che ad agosto sono aumentati a dismisura i casi sulla violenza, per quanto riguarda la violenza sulle donne, che è all'ordine del giorno, come se fosse pane quotidiano, questo non si parla, si parla di Priscilla Salerno che non vogliono farla entrare. Io sono fiera di avere accanto il Partito Socialista Italiano, che è il partito più storico d'Italia, abbiamo fatto la storia, e del loro appoggio, quindi spero in una svolta, ma io non voglio parlare con queste persone di Salerno, perché veramente sono San Matteo, prima mi chiamano, beviamoci un caffè, non vediamo l'ora di conoscerti, o in privato, dov'è alloggi? Andiamo a mangiare un boccone, sì, io non mangio con i nemici. Ascolta, ma quindi adesso cosa farai? Cosa pensi di fare? Procediamo e stiamo andando a toccare i piani alti, a sensibilizzare comunque i piani alti, e perché loro devono prendere una decisione a questo punto per questa situazione. Ma il diritto delle donne è stato calpestato l'ennesima volta, nel 2021 è stato calpestato l'ennesima volta. Io ho il diritto di parlare, ho il diritto di aver voce, non ho fatto nulla di male, non ho ucciso, non ho rubato, io ho il diritto, questo è un mio diritto, poi sarà il popolo a decidere, per noi, per loro, per me, sarà il popolo, ma devono lasciarmi almeno ci devi provare, partecipare assolutamente, certo. Assolutamente. E qual è il commento che ti ha dato più fastidio? No, non è il commento che non mi dà fastidio, proprio nessun commento, perché l'insulto devo vedere da chi proviene. Perdonami Giulio, e sinceramente, ma mi dispiace per la signora Carfagna, mi ricordo che è di Salerno, no? Sì.
è di Salerno, signora Perfatti. E mi ricordo che anche combatte contro la violenza o si è dimenticata anche delle donne? Ma hai ricevuto solidarietà dalle donne politiche almeno? Mamma mia, dalle donne auguro. Politiche no. Nessuno? Anzi, no, da giornaliste, da amiche, da presentatrici, da tutte le mie, diciamo, da tutti i personaggi comunque dello spettacolo, però sempre in privato. Nessuno si espone, nessuno si espone. Hanno paura, io non ho paura, cioè non ho paura. Io ho paura solo di non riuscire ad esprimere il mio pensiero e di non dire le mie parole. Io questo ho paura. Io sono scioccata. Veramente quando è successo proprio questa dichiarazione di Cascello e Memoli, cioè, che poi Cascello è un uomo di Carfagno, oltretutto, certo. Torniamo a lei, quindi, insomma, magari legga qualche notizia, forse in vacanza. Senti Priscilla, per concludere questa nostra chiacchierata, ti senti di lanciare un appello, ti senti di lanciare un messaggio? Io lancio un appello a Presidente Berlusconi, io lancio un appello a Mattarella, io lancio un appello alla Meloni, alla Carfagna, a tutti coloro che possono prendere decisioni su questi uomini piccoli così. E non demordo, non mollo, la tenacia è la mia vittoria, l'umiltà è la mia arma.